ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e intanto buona domenica epica a tutti voi giocatori di Clash Royale. Oggi ragazzi si può andare a fare la richiesta ovviamente di carte epiche e si può andare a prendere un'epica gratis nel negozio. Ma cosa siamo qui a fare ragazzi? Oggi apriamo i due bauli del clan, oramai un appuntamento fisso con la nostra storia di Clash Royale, andare ad aprire i due bauli del clan, quello mio e quello della Pami, ovviamente 10 su 10. Il mio, visto che la Pami non c'è, glielo possiamo anche dire, l'abbiamo terminato oramai un giorno e mezzo fa. Quello della Pami l'hanno terminato ieri, direi che va più che bene. Prima di andare ovviamente ad aprire una bella partitina di riscaldamento con il deck che ha dentro il boscaiolo, ragazzi, attualmente mi fa arrivare a 4.505 trofei. Mi sto veramente trovando molto bene con questo boscaiolo. Ovviamente perdo contro i golem, però vediamo un pochettino se anche adesso saremo avvantaggiati. Dentro subito c'è ancora la corsa alle gemme. Dentro subito ragazzi a fare la nostra partitina qua, premonict, prima di aprire il baurello. Wow, siamo contro uno dei paguri. Ciao Lore99, salutami Ciccio Gamer. Allora vediamo un pochettino. Dentro così apriamo con uno split di arcieri. Lui risponde con un mago di ghiaccio a livello 3. Io non mi preoccupo, apro con i pisciatelli dietro. E sotto con lo grader subito, sotto con lo grader subito ragazzi, si va di O'Grider, la fireball all'11 va a colpire, credo, sì, O'Grider e mini pack, è incredibile, O'Grider, cioè, moschettiere mini pack, è incredibile l'attacco, potentissimo, 1380, 1265, 1150, wow, che attacco sulla sinistra ragazzi, incredibile. Non dobbiamo avere fretta, ok, lui sta giocando giustamente un po' di roba interessante. Noi vorrei deviare ancora il principe nero, infatti riesco a deviarlo, evitare che faccia più male del necessario alla torre. Arcieri erano ancora liberi, andiamo di nuovo ad aprire con uno grider, vediamo se è buono già l'ingresso. Lui va di tronco e non andrei neanche a sprecare la zappa, andiamo a tenerci un po' di elisir. 3,82 la torre, gli sgherri li tiriamo via, ci penserà la torre, a me non frega niente di fermare quegli sgherri. Continuiamo a recuperare un po' di elisir e vediamo ragazzi se riusciamo a chiuderla in un minuto e mezzo questa partita a nostro favore. Di nuovo uno split di goblin, lui va ancora cattivo con mini pack a mago di ghiaccio. Credo di essere abbastanza tranquillo nel dire che posso counterare bene questo suo attacco. OP la furia del boscaiolo ragazzi, furia del boscaiolo OP ragazzi, vai che parte lo grider, tiragliene una bello, lui non ha tempo di giocare il tronco. O grider tira giù la torre a 1 minuto e 12. Bisogna solo aspettare adesso che lui faccia il suo ingresso. È già pronta la fireball ovviamente con il principe nero. Molto bravo, non volevo azzardare ma forse l'ho giocata un po' male. No, sembrerebbe che abbiamo fermato il principe nero e col boscaiolo possiamo andare sul moschettiere. Farà ripartire il boscaiolo, continuiamo a fargli sprecare elisir. Lui addirittura è andato a difendere, Buona la fireball, sembrerebbe sì. Molto interessante la fireball qua sul Valchirione ragazzi. Bene così che i nostri arcieri resistono anche all'attacco del tronco. 36 secondi alla fine, siamo full elisir, quindi direi che siamo messi molto bene. Andrei col boschino dietro, continuiamo a spostare, ok, lui va a zappare, quindi noi possiamo giocare i pipistrelli e non avere nessun problema. Spostiamo il principe nero con lo spiritino del ghiaccio, l'abbiamo fermato, gli ridiamo un po' in faccia e vediamo di ripartire anche con lo grider. 16 secondi alla fine, lui non demorde, riparte così ragazzi, riparte così. Noi andiamo a palla a focare principe nero e moschettiere, gli ridiamo ancora in faccia e direi che possiamo confermare la vittoria, portiamo a casa il risultato. Bene così ragazzi, 28 trofei, 5 gemme, 4.534 trofei. Dai, vediamo se siamo fortunati, apriamo il bauletto del clannello, vediamo cosa arriva. 1620 di gold, sto farmando un po' di soldi a 40.000
Scusate. A 40.000 se arriva il boscaiolo nello shop me lo prendo, perché ne ho 3 su 4, portarlo al 3 sarebbe secondo me una bella scelta da fare nel deck. Mi sto trovando davvero molto bene, molto molto. 1620 dico, uno scaricucciolo, ah, i miei amati scaricuccioli, ah, per quanto gli ho chiesti. Avanti ancora, 12 spiriti del ghiaccio, sembra tutto bene. Questi li uso nel deck, molto good, gigante per 8. Gigante arriva sempre lì quasi da potenziare, poi continuo a donarli, non lo porterò mai al 9, devo portare il gigante al 9. Avanti ancora, 89 barilozzi d'osselli, ragazzi, molto interessante. Ancora 3 skip per noi, 18 estrattori di elisir. No, non c'è la leggendaria, peccato, niente leggendaria, solo spiriti del fuego. Speriamo che mi arriva il peccone, perché io sto chiedendo tra le epiche il pecca, perché vorrei, posso già portarlo a livello 6, potrei già inserirlo nel deck, ma aspettiamo ancora e arrivano 3 poison invece, niente di interessante. Beh, questo ragazzi era il mio baule del clan, adesso andiamo nel profilo della Pamina. Sha! Ed eccoci qua ragazzi nel profilo della Pamina, anche lei messa abbastanza bene, 4124 trofei, c'ha il bauletto, quello fugoso, quello lì viola da aprire, vediamo se qualcuno chiede le epiche, no, 114 streghe su 200 ragazzi, c'ha la strega notturna al 3 e può addirittura portare la fireball all'11, oh mio Dio, peccato che deve ancora migliorare qualche tecnica di gioco. Andiamo dentro a fare una bella partitella anche con Coda Pami ragazzi, e poi ci preoccupiamo di aprire anche il suo baule del Clanos. Pronti così, livello 12 per Hindam, vediamo un po' così. Vi ricordo, la Pami ha delle carte altissime, non ha mai shoppato. Pami anche lei gioca da quasi 2 anni a Clash Royale, ha sempre usato questo deck, quindi ha sempre richiesto queste carte. C'è qualcuno che gli fa un pollicione in su, lui, loro hanno aperto con il boia super cattivo, e quindi io andrei semplicemente a congelare un attimo questo Giant per poi giocare centrale il Bombarolo, bene così, giocato in un'ottima posizione. Infatti possiamo giocare un secondo gigante che deve essere colpito dal boia, tra l'altro boia livello 7 ancora non era stato ittato dal nulla, giocherà secondo boia lui secondo me, vediamo un po' se lo tira giù, vediamo, tira giù i Barbaroni ragazzi, andiamo assolutamente a palla fuocarli proprio più veloci della luce, bene così ragazzi. E ce l'ha al 10 la fireball, figuratevi quando ce l'avrà all'11, già mega devasto ovviamente sulla torre di sinistra in alto, 7,65, 2508 la nostra torre in basso, vediamo se riusciamo a chiuderla velocemente anche questo, speriamo che lei possa trovare nelle epiche la sua strega preferita ragazzi. Di nuovo un'apertura con strega notturna sulla sinistra, non abbiamo disponibile il Giant, dobbiamo un attimo ragionare anche su questo. Spirito dell'Ice molto bene e Bombardino molto arretrato, voglio comunque proteggere la strega, so che ho speso tanto qua, ma preferirei, esatto, vediamo se la strega riesce ad andare sul Bombardino, eccezionale, aspettiamo i barbari, arrivano i goblin, andiamo a zappare i goblin insieme al Bombarolo che giocato dietro si rivela una scelta assolutamente corretta. Guardate come si mangiano il Giant ragazzi, niente da fare per il suo ingresso, abbiamo le nostre truppe che stanno attaccando di prepotenza la torre centrale, vediamo se lui si arrende o se decide di andare avanti a giocare. Io spero per lui che si arrenda, devo puntare alle 3 corone in modo da dare un po' di gemmine extra alla Pami. Con il Giant che mettiamo proprio là davanti, così cattivo, e la strega la spostiamo sulla sinistra, vediamo un pochettino, lui non sta più rispondendo agli attacchi e quindi andiamo a pallafuocare anche le torri con spirito del ghiaccio dietro, dai che ci prendiamo tutte le gemme, molto bene, e andiamo a chiudere anche questa ragazzi a 3 corone, molto cattivo, vediamo quante gemme si è presa la Pamina, 30 gemme più sblocca la missione dei gioca incantesimi. Andiamo allora a prenderci intanto 400, wow, c'è il baule epico, tra l'altro non me l'aveva detto, non lo sapevo, abbiamo anche un bauletto e ci spostiamo ragazzi sul baule del
clan della PAMI. Vediamo un pochettino. 1620 di gold, 46.950 per il suo tesoretto, 28 spiriti del fuego. Questo non lo so, no, Sorian, 42 sgherri. Questi li usa, ragazzi, questi li usa, li ha quasi al 13. Ma come fa a averli quasi al 13? Non li ha mai chiesti, mai, mai. Li ha quasi al 13. 61 bombaroli. Oh mio Dio, che baule del clan, che baule del clan. Avanti così. 9 golem del ghiaccio, questi invece non le servono. Questo non sa neanche come usarlo, il golem del ghiaccio. Andiamo avanti così. 109 scheletrini, questi non ci interessano. Credo sia molto difficile che arriverà una leggendaria, però vediamo. No, arrivano 18 scaricuccioli che non le interessa neanche questi. Speriamo che nelle carte epiche arrivi almeno la sua strega. E sono 3 cannoni a rotelle. Peccato, peccato, peccato. Beh, ragazzi, questo era il video sulle 2 aperture dei nostri bauli del clan. Se vi è piaciuto, ve lo ricordo sempre di lasciare un bel pollicione in su e di iscrivervi al canale per giocare insieme a me, per stare con me e con la PAMI e per divertirvi insieme a tutti i nostri amici durante le live. Noi ci vediamo presto! Ciao!